spesa al supermercato con la moglie, tranquillo, senza tirarsela per niente. Sì, è un grande campione di lotta internazionale. Sì, vabbè, ha vinto un grande amore ammalando con le stelle. Sì, vabbè, ha vinto Pechino Express, ma è un amico, Massimiliano Rosolino, cara Ferrari. Ciao Tiberio, buongiorno, buona domenica, ben ritrovati. No, allora, fresco di vittoria. Fresco di vittoria, sono andata a trovarlo, era felicissimo, soprattutto anche per essere rientrato alla vita normale. Vorrei vedere. Pensa che ha percorso ben 8.000 chilometri, con il suo bel 48 di piedi. Sì, ma non si è consumato, perché è sempre 1,92. Hai detto proprio bene. E è riuscito a sbaragliare tutti gli altri concorrenti, poco alla volta, tutte le altre coppie. Lui è partito con la mitica Alessandra Sensini, poi ha vinto in seguito con Marco Maddaloni, insomma è stato molto soddisfatto e mi ha detto una cosa molto carina, che per lui non è stato fondamentale vincere, anche se gli ha fatto molto piacere, ma percorrere proprio tutto il viaggio e arrivare al termine di questo viaggio. È una bella trasmissione Pechino Express, va detto. Sì, è vero. E per questa sua nuova avventura televisiva è stato lontano, va da sé, da Natalia, Titova, che ha conosciuto anni fa, 7 anni fa, ballando sotto le stelle, ma anche dalle due figlie, meravigliose, Sofia e Vittoria Sidney. Hai detto proprio bene. Allora, quando è ritornato gli è venuto proprio spontaneo dire casa, dolce casa. E ti dirò che le due figlie hanno reagito in modo diverso quando l'hanno rivisto. Ovviamente la più grande gli è corsa incontro, l'ha abbracciato, mentre la più piccola, come succede spesso, succedeva anche a mia figlia da piccolina, quando lui è rientrato l'ha guardato con diffidenza, si è voltata dall'altra parte e gli ha tenuto il muso per un giorno intero. Tesoro. Dai, andiamo subito in casa Rosolino con regia di Riccardo Nisini. Ciao Massimiliano, siamo qui in questo meraviglioso centro, diciamo che come al solito c'è sempre il ritorno al primo amore. Tu hai fatto tanto in televisione, hai fatto modello, hai fatto di tutto, ma il nuoto number one. Esatto, per fortuna sono rimasto vincolato, siamo a Napoli, perciò a casa mia. Da atleta cerchiamo di passare gradualmente, anche essere un pochettino, non dico istruttore, no, però coordinatore, cercare di avere quella interazione che c'è tra i bambini e i genitori. Quindi una nuova avventura, come hai detto giustamente tu, nella tua città, perché tu adesso vivi a Roma, però a Napoli sei nato. Io sono qua almeno 2 o 3 volte a settimana, perciò è una bella scusa. Natale, la prima cosa ha detto, io ho capito perché vai a Napoli, perché scappi dalle notti insonne, e in effetti un po' c'ha ragione, però che devo dire, il vantaggio di tornare a Napoli, mi sento veramente bambino perché torno a letto di casa, mamma ti cucina ancora da mangiare, non che a casa non nessuno lo faccia, però è un'opportunità sia lavorativa che comunque ritornare, tuffarmi a Napoli, che è sempre nel mio cuore. Questo fisico favoloso lo mantieni sempre in forma allenandoti quanto? Guarda, in questo periodo che sono leggermente arenato, bisogna dire le cose come stanno, va bene, sono nel dry dock, sarebbe appunto dove vanno le barche a essere, diciamo, messe a nuovo. Fossero tutti arenati io così. Io quando posso, oggi una nuotatina l'ho fatta, va bene, perciò ho fatto un'oretta, se posso quelle 3-4 volte a settimana comunque vado in palestra. Quando sono a Roma mi alleno insieme ai miei amici, quando sono qua invece insieme ai miei vecchi colleghi di lavoro. Perciò la verità è che indipendentemente dal fatto che sia un mestiere o meno, l'acqua diventa veramente la tua, non so, linfa vitale. Perciò anche adesso che sono leggermente fuori dal mio ambiente, cerchiamo di tenerci in forma. Ci riesco? Ci sono riuscito? Perfettamente. Non facciamo vedere la tartaruga, ma posso garantire. No, non ci sta la tartaruga, è un coccodrillo. Sì, il coccodrillo come fa? Quando lui e la Titova aspettavano la seconda bimba, lui si è detto convinto che sarebbe stato maschio, invece. Ci sperava veramente tanto, sai, quando ha saputo che era una femmina non era per niente felice, era quasi disperato poi quando è nata, era felicissimo e l'adora. Non c'è due senza tre. L'hanno chiamata Vittoria Sidney per... Allora, ha scelto lui entrambi i nomi, sia di Sofia, la prima, perché era un nome facile, sia in italiano che in inglese che in russo, perché lui deve tener conto di tutte le lingue, e Vittoria Sidney per la vittoria alle Olimpiadi di Sydney del 2000, che ha vinto la medaglia d'oro. Comunque non devi pensare solamente alla pronuncia russa, ma anche alla pronuncia australiana, perché la mamma... Mi hai fatto un assist meraviglioso, è vero, perché la mamma è australiana, il papà della mamma ovviamente era australiano, si chiamava Edgar, e questo è il secondo nome di Massimiliano, pochi lo sanno perché non c'è più, Massimiliano non ha mai potuto conoscere il suo nonno materno, sì, però... e allora ha voluto chiamarlo Massimiliano Edgar. Vorrei capire una cosa, a casa di Massimiliano Edgar e della Rosolinova...
che si mangia? Perché lì è un melting pot, c'è di tutto. Sì, c'è un insieme di culture e di abitudini, però vanno d'accordo su una cosa, sono entrambi perennemente a dieta. Perché? Perché lui è uno sportivo, lei è una ballerina, allora stanno attenti. Però se fosse per lui la domenica da buon napoletano, la passerebbe 4 ore seduto a tavola a mangiare di tutto e di più. Mentre lei vorrebbe mangiare solo insalata russa, allora su questo non vanno molto d'accordo. E invece, caro Tiberio, per quanto riguarda l'educazione dei figli, è vero o no che Natalia sembra molto rigida, molto dura, e per cui si pensa che magari sia lei la più severa con le figlie? Invece, quando ha le bambine davanti, si scioglie come tutte le mamme, ed è Massimiliano che deve tenere il polso ed essere un po' più severo, anche se poi alla fine è sempre il cuore che comanda. Ma come fai a essere severo con due bocciuoli di rosa come si fa? Come Sofia e Sidney Vittoria. Torniamo da Massimiliano o Vittoria Sidney. Non posso non farti domande sulla tua vita privata. Ti arrivo, vai. Privata ben poco, perché tutti sappiamo che... Sapete più di me. Esatto, hai una splendida compagna, due figlie bellissime. Hanno sentito la tua mancanza quando sei stato via per lavoro per tanto tempo? Molto. La cosa più bella è stata quella poi ovviamente di tornare a casa. Non che mi mancasse soltanto la famiglia, i bambini, anche Natalia. Per mantenerti in forma fai guarda, anche... Guarda, aspetta. Infatti ti volevo far fare una cosa. Onestamente volevo farti fare in acqua. Però visto che non ci sei... Questo solitamente lo... costume, mannaggia. Sali, fatti un giretto, mettiti qua sopra. Ah, devo andare a pedalare? Comincio a pedalare. Perché mi devi fare una promessa. Sì, la prossima volta in acqua lo facciamo. Prometto. Tu sei geloso? Guarda, forse questo è l'unico anno... che non lo sono, non perché Lorenzo, non perché non sia geloso perché di te, Lorenzo. Sposato? Ma no, quelle sono le più pericolose. Un'altra te. Dove la trovo? Per fortuna di Natalia mi fido, è una grande professionista e il fatto di avere qualcuno che balla, che sia la rumba, il cha-cha, il tango, il jive. Ovviamente qualche volta metto le mani così. Ma voi vi siete innamorati ballando insieme? Appunto, è andata così a me. Perciò sono preoccupato, capito? Scusa. Però che devo fare? Ho fatto l'assicurazione, ho fatto l'RCA. Speriamo di non farci male. E lei è gelosa? Lei secondo me è gelosa. Se me è Natale, tu sei gelosa. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Io vorrei sapere se prima o poi vi sposerete. Io ho dichiarato, ho detto, io sposerò Natalia quando i bambini avranno la capacità di ricordarsi l'evento. Il problema è che c'ho una che ha 3 anni, quasi 3 anni, c'ha 2 anni e mezzo neanche. Però purtroppo Vittoria c'ha soltanto 10 mesi. Ci vuole un po' di tempo. Tu mi parti su. Beh, insomma, diplomaticamente sta prendendo tempo, però è carino anche l'idea che poi le figlie facciano da damigelle. Comunque è troppo simpatico, è da buon napoletano, simpaticissimo. È veramente una bella persona. Veramente, solare. Il suo futuro, come lo vede? Dove lo vede? I suoi progetti? Allora, dice che ogni anno cambia, sia dal punto di vista sportivo che imprenditoriale, è sempre pronto ad accogliere nuove sfide, per cui non lo sa, dal punto di vista privato vuole solo la felicità della sua famiglia e delle sue figlie. Il motto che dà senso alla sua vita è? Molto bello, fai tanta schiuma, cioè divertiti mentre anche concretizzi. E soprattutto cerca di non affogare. Grazie Ferrari, un abbraccio a Rosolino e alle sue figlie. Alla prossima. Thank you.